in collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrid Faedo, Cerco Casa in Trentino, l'Agenzia del Territorio Trentino, Patrick Bike, Assicurazioni Generali, Agenzia Generale di Cless, Velo Lake, Your Bike Rental Specialist in Torbole, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin Tax, Bemer Italia. Siamo fuochi dentro una città, ma bruciamo solo di domenica. Andiamo a ballare ogni volta un po' come morire. Ma poi chiudo gli occhi e ti vedo, sei bello come un sole nero. Mi servi come un sombrero nel centro di città del Messico. Ci sono poche città che possono vantare la vicinanza, la prossimità di una salita particolare, una salita che ha fatto la storia del ciclismo. Una di queste città è la città di Trento da dove parte la salita classica, storica del Monte Bondone. La salita è titolata al grande campione lussemburghese Charlie Gaul e oggi vi proponiamo questa salita. Ma non spaventatevi perché è una salita che possono fare tutti naturalmente con una bicicletta a pedalata assistita. Oggi abbiamo veramente il fior fiore delle gambe con dei muscoli tonici, a iniziare da Gianni De Madonna, lo ricordiamo nell'87 secondo alla maratona di New York, e grande appassionato di bicicletta, Rossella Calovi, campionessa del mondo, Ugo Perini che si è fatto due anni fa 4.000 km da Capo Nord fino ad Arco, e Charlie Bonmassar. Charlie, che quanti chilometri hai fatto, Charlie? 11.000 quest'anno. 11.000 km si è fatto, per chi non conosce il Trentino, si è fatto due giorni fa i passi che fanno venire veramente mal di testa. Che passi hai fatto? Ma vai, Pennes e Giovo, gli ultimi. Ecco, Pennes e Giovo, ok. Però oggi vi proponiamo appunto questa salita. Ve la proponiamo, siamo qui nel centro città Trento, dietro di noi la chiesa di Sant'Apollinare. Potete affittare una bicicletta pedalata assistita e salire in tranquillità. Uscite direttamente dall'albergo, dal bed and breakfast, dal Garnier in città. Salite sulla bicicletta e in un secondo voi siete sulla strada che ha scritto grandi pagine del ciclismo mondiale. Io cedo subito il microfono, lo cedo subito a Rossella, perché Gianni De Madonna è il testimone di questa puntata. Tre volte il Giro al Sassi, ha vinto 80, 83, 85 se non sbaglio. Tre volte il Giro al Sassi, che è una delle gare più famose, una delle gare internazionali, è nata a inizio 900, 907 credo, e lui ci ha messo il sigillo tre volte, il sigillo insieme a persone come Baldini, come Bekele, come tanti tanti, Tergat, insomma gente che ha vinto anche medaglie olimpiche. Fisico eccezionale, appassionato di bicicletta, corrotto da tanti tanti trentini, ma non solo, chiamano la bicicletta. Poi naturalmente Ugo, tutto bene tu? Benissimo, molto bene, fa piacere essere qui perché questa città è molto splendida e come dicevi tu da qui si arriva subito al Bondone, è una base veramente felice perché abbiamo di fronte tutto e di più. Ecco, consiglio, venite in città a Trento, noleggiate una bicicletta pedalata assistita, i più forti naturalmente, bicicletta muscolare, e subito siete nel mondo storico del ciclismo. Rossella. Grazie Gabriele e benvenuti a tutti. Sì, oggi abbiamo un grande personaggio trentino, Gianni De Madonna, una carriera prima da atleta e poi sempre nel mondo dell'atletica leggera come manager di fortissimi atleti a partire da Stefano Baldini e l'attuale nostro campione e promettente Yaman Crippa, quindi sei partito con il mezzo fondo, questa specialità, dove hai vinto anche un titolo italiano sui 10.000 e poi sei arrivato alle maratone, quindi un secondo posto alla maratona di New York, ma com'è vincere, arrivare secondi, quindi andare a medaglia ad un evento così importante che attira tutti gli anni un sacco di gente da tutto il mondo? Qual è l'aria che si respira?
Beh, New York chiaramente è la maratona più famosa al mondo, da sempre, non solo perché gli italiani hanno sempre fatto molto bene, però sono chiaramente ricordi bellissimi, anche se sono passati tantissimi anni, però insomma, ecco, diciamo che la carriera, la più bella cosa che ho fatto nella mia carriera, a parte vincere un paio di titoli italiani nella mezza maratona e nei 10.000, è sicuramente la maratona di New York, il secondo posto con una gara spettacolare, con milioni di spettatori sulle strade. Proprio il pubblico che spinge, spesso ci raccontano chi partecipa a questo grande evento. Sì, perché i primi come gli ultimi, addirittura la gente aspetta anche ore e ore sul percorso per applaudire magari quelli che fanno 4 ore, che però sono delle persone che si allenano per fare questo, per avere la possibilità di partecipare a New York, e non è facile entrare. Quanto ci hai messo per completare i 42 chilometri? 2:11:53, a quel tempo era un buon tempo. Io l'ho fatta quest'anno, però l'ho fatta in maniera turistica. L'anno scorso, 2019, ci ho messo 6:45. Partiamo, vi ricordo che qui, poco 50 metri più in qua, passa la ciclabile dell'Adige. È una delle ciclabili più frequentate, più di 1 milione di persone l'anno ci passano. E è quella che unisce il mondo, la mite dell'Europa, al mondo mediterraneo. Insomma, è un invito a provarla. Adesso ci trasferiamo alle Alberi, al Muse, perché è una chicca che vogliamo fare conoscere naturalmente a tutti gli ascoltatori, non solo trentini, ma di tutta Italia che ci seguono con fedeltà. Partiamo, Rossella. Partiamo. Tempo. E sì che questa storia dall'inizio è stato un viaggio turbolento, ma tu sei la mia costante fonte di orientamento, anche se quando ti guardo e mi guardi mi perdo, sono nel vento, non ti do punti di riferimento, ma sai a chi penso prima che mi addormento, e se le stelle ci diranno che è il momento, l'asfalto sarà il nostro pavimento, in movimento. Chi costeggia l'Adige con la ciclabile dell'Adige sfiora qui nella città di Trento, o meglio si immerge nel quartiere delle Alberi, quartiere progettato da Renzo Piano, quartiere che ospita il Muse, Museo delle Scienze, uno dei musei naturalmente più interessanti a livello internazionale, ma anche il Palazzo delle Alberi, Palazzo dei Nobili di Madruzzo, un palazzo che fa parte del MART, il Museo d'Arte Moderna di Trento Rovereto. Bicicletta, dicevamo, bicicletta pedalata assistita, la proposta è quella di salire in bondone, tutti lo possono fare, si noleggia, come dicevamo, la bicicletta e poi ci si inerpica per i quasi 20 chilometri che portano fino alla località Vason. Elda Veronese è la direttrice della PT Monte Bondone Valle dei Laghi e naturalmente è lei che ci illustra le bellezze. Cosa facciamo quest'oggi, direttrice? Sì, oggi è una giornata speciale, il tempo è bellissimo e grazie anche alle biciclette a pedalata assistita, ho visto che tutti avete queste belle bici che danno la possibilità a tutti di scalare il Monte Bondone, altrimenti se non sei allenato non sarebbe possibile farlo, e questo è veramente il futuro anche per quanto riguarda il turismo, perché queste salite mitiche come quella della leggendaria Charlie Gaulle sono molto attrattive. Però poterle scalare con bici che è possibile per tutti è molto importante. E la mitica salita Charlie Gaulle, sappiamo quanto è stato importante il Giro d'Italia del 1956, l'8 giugno quando Charlie Gaulle vinse in mezzo a una tormenta di neve. È uno dei pochi a arrivare, quell'anno il Giro arrivava a Vanezze, arrivare sul Monte Bondone, e grazie a questa mitica impresa poi nel 2005 si è deciso di dedicare la salita, e proprio in presenza di Charlie Gaulle, ormai insomma nei suoi ultimi anni di vita, è stato possibile dedicare la salita del Bondone, tant'è che a Montevideo c'è una targa. Questa targa molto importante, e così all'arrivo a Vason. Quest'anno
abbiamo puntato molto, gli grandi eventi sportivi non abbiamo potuto organizzarli perché la pandemia non lo ha consentito, però grazie a un patrimonio di dati, di informazioni e a un grande lavoro fatto negli anni abbiamo potuto comunque parlare con i numerosi ciclisti e dare a loro delle opportunità per trascorrere la vacanza, ed è questo il nostro scopo, far sì che grazie a questi grandi eventi poi si possa scoprire questi luoghi che sono molto interessanti, Trento, il Monte Bondone, la Valle dei Laghi e tutto il Trentino, e trascorrere una vacanza. Quindi abbiamo un'offerta importante che è in sella tra città, montagna e laghi, che include oltre l'offerta alberghiera anche la Trentino Guest Card. Quindi grazie a questa Trentino Guest Card coloro che trascorrono la vacanza sul nostro territorio trovano inclusa tutta l'offerta culturale o delle scontistiche 60 tra castelli e musei del Trentino e tutta la mobilità pubblica. Quindi un'offerta importante, perché no trascorrere la vacanza in sella? Le opportunità sono tante, non c'è solo la mitica salita Charlie Gaulle, ma ci sono tantissimi chilometri di sentieri da poter itinerare in mountain bike e poi le ciclabili per tutte le famiglie. È molto, il Trentino ha tante opportunità per gli amanti della bicicletta e sono opportunità per tutti, come è la nostra offerta. Rossella, ti lascio il microfono velocemente per invitare i nostri ospiti a partire per il Bondone. Volevo ricordare, Gabriele, che la bici a pedalata assistita è un ottimo strumento non solo per i neofiti ma anche per chi vuole godersi di un giro più lungo, quindi questo consente proprio al nostro fisico di non arrivare in una condizione anaerobica ma di gestire un allenamento più a portata nostra, a portata delle nostre condizioni, delle nostre capacità, senza fare quei fuorigiri che tante volte sono quasi nocivi e non ci permettono magari il giorno successivo di fare un'altra pedalata. Quindi questo è senz'altro uno strumento importante che ci viene in aiuto per le nostre uscite in bici. Ma andiamo da Gianni, che forse lui non avrebbe neanche bisogno di questa pedalata assistita. No, beh, è chiaro che si può salire il Bondone anche con una bici muscolare, però la bici a pedalata assistita è molto più piacevole, come dicevi tu, si fa molta meno fatica e si può anche guardarsi in giro, vedere le bellezze anche della strada, della montagna. Però ecco, diciamo che io ancora sono per la vecchia bici muscolare perché mi fa soffrire di più, mi fa fare fatica. Però è chiaro che la bici assistita dà veramente una possibilità a tutti di salire in bici, di farsi dei bei giri, chiaramente con la testa, perché la bici a pedalata assistita può essere anche pericolosa, come la bici muscolare, chiaramente. Bene, noi siamo pronti, ci ritroviamo a Sardegna. Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Ma non per arrivare a te, se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre. Sai che l'ultimo barrio
pace più facile. Poi cadiamo giù come Cartagine. Ma non sparire mai come Iside. Mai, mai. Salendo il Mondone non ci si può dimenticare di fermarsi qui a Sardegna. Se salite, fermatevi, perché c'è questo straordinario balcone che vi fa vedere tutta la città di Trento, la città del Concilio, la Tridentum Romana qua sotto con il Dos Trento. Insomma, c'è veramente uno spettacolo con il fiume Adige che scorre placido in queste giornate estive accanto alla città. C'è una cosa che volevo chiedere a Gianni: come si conciliano secondo te gli sport corsa e ciclismo? Ma nell'atletica, diciamo, la bicicletta si fa per recuperare da un infortunio, quando magari si ha un infortunio al ginocchio, al tendine o al rotuleo o al tendine tendineo, al tendine, scusate, di Achille, però non si usa molto. Diciamo che è più facile nei periodi di scarico, quando non devi fare molto. Però sono due sport secondo me molto diversi, la muscolatura impegnata è molto diversa. Anche Stefano Baldini, che ha fatto un paio di volte la maratona delle Dolomiti, mi diceva che anche da allenato lui con i ciclisti non riusciva a stare, eppure era il campione olimpico di maratona. Perciò la muscolatura del ciclismo è molto diversa, il quadricipite deve essere molto più forte, mentre nella corsa, per esempio, il polpaccio deve essere più forte. Invece la tua passione per il ciclismo da dove è nata? È colpa di Charlie? No, Charlie usciamo molto spesso assieme ultimamente, però è nata perché io quando correvo ero a 53 kg, sono arrivato a 67, facevo fatica a fare qualsiasi cosa 3 anni fa, e un mio amico mi ha detto: prenditi una bici, comincia a uscire un po'. Però io, da come sono agonistico eccetera, ho preso la bici la prima volta che ho fatto subito una salita a Vigolo Vattaro e praticamente sono svenuto, non sto scherzando. Dopo 40-30 minuti che salivo ho sentito mancarmi le forze, mi sono dovuto fermare e mi hanno trovato svenuto lì un signore, mi ha detto: lei è morto, no? Non sto scherzando, è vero, eh? Però poi mi ha veramente preso, sono calato di 6 kg negli ultimi 2 anni, diciamo, e muscolarmente, a livello anche mentale, a livello proprio, mi ha dato una carica diversa. Poi la bici non solo per l'aspetto fisico, ma ti fa scoprire dei posti che non potresti mai scoprire, non vai in macchina a fare il giro dei quattro passi o queste cose. Certo, uno sport non ad impatto, a differenza dell'atletica, che quindi ci preserva anche da infortuni, ma che, ricordiamo, facciamo una piccola chicca, perché per le donne invece, quando entrano, diciamo, nella menopausa, invece è quasi più importante svolgere attività ad impatto, quindi è quasi più indicato il cammino, la corsa, quegli sport che vanno comunque a stimolare la riproduzione ossea, e quindi per le donne c'è anche questo discorso qui da tenere in considerazione. Noi ora ritorniamo a pedalare e ritorniamo sulla nostra salita epica del Monte Bondone. We'll be right back.
Mancano circa 2 chilometri per arrivare in vetta al Vasone, la salita leggendaria del Monte Bondone. Ricordiamo che siamo saliti con le bici pedalata assistita per dimostrare che tutti possono salire, ma abbiamo visto tante bici muscolari, naturalmente abbiamo visto dei fisici tonici. Ci fermiamo qua perché poco sotto, l'8 giugno del 56, arrivò la famosa tappa del Bondone, la Merano-Vanezze, che vide la vittoria di Charlie Gau, lo scalatore lussemburghese. Qui nevicava, non si sa veramente quanti salirono con le loro gambe, molti salirono sui camion dei militari. Quando Charlie Gau scese dalla bicicletta, lo presero letteralmente e lo misero in una tinozza d'acqua calda. Noi questa tappa l'abbiamo fatta con Charlie e soprattutto con Charlie voglio parlare, dopo cedo il microfono a Rossella. Lui, contrarissimo alla bici pedalata assistita, però pedalata dopo pedalata si è ricreduto, Charlie. No, no, io ho sempre detto che sono contrarissimo alla bici assistita usata per fare le competizioni, ma per questo tipo di viaggio, di esperienza, la bici assistita è veramente straordinaria. Io la consiglio a tutti perché ti permette di dosare la fatica che tu vuoi fare. E con Gianni volevo riprendere un po', dopo aver parlato della sua carriera sportiva, di quella che è stata poi la carriera come manager degli atleti. Nell'87 abitavo a Milano con Francesco Panetta, la Pro Patria di Milano, la nostra società sportiva con Cova e tutti gli altri grossissimi protagonisti di quei tempi. Nell'87 appunto Francesco Panetta vinse i mondiali a Roma nei 3000 siepi e dopo lui aveva 24 anni, io ne avevo 33 e lui mi disse: senti, su, sei quasi a fine corsa, mi potresti aiutare a gestirmi, aiutarmi, perché lo chiamavano le televisioni, lo chiamavano le gare eccetera. E disse: va bene Francesco, dai, finiamo l'anno e poi comincio a seguirti. E poi piano piano ho cominciato a conoscere i keniani, che sono, diciamo, e gli etiopi, che sono i migliori interpreti delle gare al mondo, delle gare di mezzo fondo, di fondo, di maratona. E da allora, gli ultimi 30 anni, sto facendo questo lavoro, insomma, ecco. Ma il fatto che riescano a essere così superiori tante volte rispetto agli altri atleti è dovuto ad un fatto genetico o forse proprio alla fame di risultato? No, beh, l'aspetto genetico è fondamentale perché chiaramente loro crescono, vivono, nascono a 2000, 2200, 1800, 2400 e questo già vuol dire avere una carenza di ossigeno fin da quando sei piccolino e chiaramente hai più globuli rossi, più capacità di trasporto dell'ossigeno. Poi però c'è una grande applicazione. Molta gente pensa che loro abbiano solo il talento, invece fanno degli allenamenti che sono mostruosi, cioè dei 45 km in allenamento, delle cose, insomma, dei lavori molto duri. Certo, e anche nel ciclismo il talento non è abbastanza se non c'è allenamento, non c'è sacrificio e la voglia soprattutto di arrivare. Noi adesso siamo pronti per ripartire per il nostro ultimo tratto sulla salita del Bondone. Dunque la salita del Vasone è andata in archivio con la bicicletta pedalata assistita, la possono usare tutti, come dicevamo, qui sul Vasone si arriva a 1650 metri, considerato che Trento ha 200 metri di dislivello, è un dislivello importante, sono 1400 metri, c'è una salita di circa 20 km, insomma. Ugo, un giudizio, allora questa salita è la prima volta che sali con la pedalata assistita? Sì, la prima volta che salgo con la pedalata assistita, è stato un grande piacere. Arrivare in cima è sempre una bellissima cosa, però quando si arriva in cima dobbiamo ricordare che siamo collegati con le più belle zone del mondo. Quando arriviamo qui, guardiamo verso il basso, abbiamo tutto il Brenta, abbiamo la Damello e la Presanella e poi dopo abbiamo due viabilità, una che va verso l'Agolo, porta nella Val di Cavedine e si va sull'Alto Garda, poi abbiamo l'altra zona che scende verso Garniga, ti porta nel Deno e lì c'è un mondo. Gianni, una scoperta della pedalata assistita?
Beh sì, la seconda volta è perché ho usato un rempichino per fare con la pedalata assistita elettrica, molto bello, però devo dire che il bondone fatto così è anche un piacere, perché fatto con la bici muscolare è una bella fatica, l'ho già fatto un paio di volte negli ultimi 2 anni, però con la pedalata assistita si può chiacchierare, anzi, anche se devo dire che io ho usato solo la prima delle 5 marce diciamo assistite che avevo sulla mia bici e comunque ho fatto anche un po' di fatica. E grazie a Gianni Di Madonna, ricordiamo, seconda della maratona di New York. Queste salite sono belle, fatte con la pedalata assistita, perché ti fanno venire quel giusto languorino, vero? Perché si abbina la bellezza, si abbina la fatica anche con l'essenza del territorio. Beh, è importante dopo uno sforzo così, come avete fatto, immagino, vi siete goduti la salita del Bondone, un panorama straordinario sulle Dolomiti di Brenta, sulla città di Trento, è importante fermarsi per una sosta e mangiare qualcosa, questo insomma in questo ristorante si mangia veramente bene, come nelle tante proposte enogastronomiche che abbiamo sul nostro territorio, a Trento, sul Monte Bondone, in Valle dei Laghi, e quindi i prodotti del Trentino cucinati dallo chef vale la pena di degustare. Voglio fare una domanda, Elda. So che il Bondone è particolare, non solo per la sua leggenda ciclistica, ma anche perché ha delle essenze, ha delle erbe, ha dei fieni, ha una flora molto particolare. Beh sì, insomma siamo qui a 2 passi da Viote, e Viote sappiamo che è biotopo e anche rete riserve, Monte Bondone, per cui insomma è una zona particolarmente interessante dal punto di vista dell'attenzione anche che c'è per l'ambiente e per salvaguardarlo. Abbiamo un giardino botanico bellissimo dove ci sono tante specie di fiori e di erbe che vengono coltivate e tenute all'interno del giardino botanico curato dal Muse, e quindi insomma una zona veramente bella, ma anche una zona dove il relax è la parola d'ordine, perché come vediamo sui prati delle Viote tante volte si ama semplicemente passeggiare, e quindi non solo diciamo fare uno sforzo, fare essere qui per una vacanza attiva, ma anche per una vacanza natura e relax al primo posto. Allora noi traduciamo uno slogan, non più Roma Caput Mundi, Bondone Caput Mundi, giusto? Sì, va benissimo. E noi andiamo al giardino botanico. Se passate sul Monte Bondone non potete fare un salto al giardino botanico delle Viote, e qui con noi oggi troviamo l'operatore didattico Mattia, che ci spiegherà cosa i visitatori possono vedere e osservare in questo magnifico posto. Certo, qui siamo appunto al giardino botanico alpino delle Viote del Monte Bondone, che è una sede territoriale del Muse, del Museo delle Scienze di Trento. E questo è uno dei più antichi giardini botanici d'Europa, esiste da oltre 80 anni, da 82 anni per la precisione, e qui i visitatori possono ammirare circa 2000 specie di piante alpine, quindi di alta montagna, provenienti sia dalle Alpi che da montagne di tutto il mondo in generale. E qui è possibile appunto, oltre a visitare autonomamente il giardino, fare delle visite guidate assieme a me e ai miei colleghi durante il fine settimana, e inoltre ogni fine settimana avremo anche dei tavoli tematici che cambieranno di volta in volta, che affronteranno diversi argomenti inerenti al mondo delle piante e degli insetti, della biodiversità in generale. Quindi una esperienza sia per adulti ma anche per bambini? Certo che sì, un'esperienza per, in generale per famiglie, esatto, per adulti e per bambini e ragazzi di tutte le età. Quali sono le vostre perle di questo giardino?
Beh, allora diciamo che in questo giardino botanico abbiamo, oltre alla parte per così dire storica, quindi il giardino botanico vero e proprio che vedete qui alle nostre spalle, in cui le piante sono suddivise in aiuole rocciere perché sono appunto aiuole di piante adattate a vivere in alta quota e quindi appunto abituate a vivere in questo ambiente roccioso, abbiamo anche un percorso naturalistico che costituisce in realtà la maggior parte dell'estensione della superficie del giardino e che è un percorso lasciato molto più diciamo alla libera evoluzione, in cui è possibile passare accanto e, ad ambienti di bosco, di prateria, aree umide, di torbiere e via dicendo, e abbiamo anche un'arnia didattica, un'arnia trasparente in cui è possibile ammirare le api mentre lavorano in tutta sicurezza. Se vogliamo dare delle informazioni tecniche magari ai turisti, voi siete sempre aperti il weekend, durante la settimana? Noi siamo aperti esattamente tutti i giorni e fino alle ore 18 nei mesi di luglio e agosto, fino alle ore 17 nel mese di settembre. Bene, ringraziamo Mattia per le sue spiegazioni e ora ci godiamo l'intervista di Giovanni Danieli al nostro Gianni De Madonna. Allora Gianni, dov'è Gianni? Guardami. No, guardo là, scusa, perché devo guardare te? Gianni, guardati bene, guardati, guardati bene, sorridi. Allora questo, ecco, allora, stiamo parlando di uno dei simboli di Trento a livello sportivo. Però non solo, perché quest'uomo qui ha 66 anni ed è il peggior nemico di noi uomini, diciamo, sul mercato. Perché quando arriva lui, a noi ci vengono i complessi di inferiorità. Le nostre donne in qualche maniera si distraggono. Secondo me tu veramente sei stato come il miele per gli orsi. Ma no. Dai, raccontami di te un pochino, di questo aspetto. Ma guarda, io ho avuto delle bellissime esperienze nella mia vita passata sportiva con Francesco Avete Panetta. Avete visto come ha subito deviato il discorso? No, non è deviato. No, come no? Io parlo di donne adesso. Ma no, ma noi parliamo di sport. Poi le donne fanno parte della... Allora, no. Sei innamorato. Faccio lo sport. Guardami negli occhi. Sei innamorato? No. Ma quante volte sei stato innamorato? Ma tante, troppe. Troppe? Ecco, troppe. Vedi che ho ragione io. Troppe, mi hai fatto soffrire o ti hanno fatto più soffrire? Mi hanno fatto anche soffrire, ma vabbè, dai, insomma. Parte della vita 50-50. Dai, fai così. Facciamo con la mezza. Facciamo la mezza. Con la mezza. Ecco, dalla mezza arriviamo alla mezza maratona, ma soprattutto alla maratona. Ah, devo dire che la mia carriera, a parte le Olimpiadi del 1984, dove avevo davanti a me in squadra nei 10.000, dopo aver corso in 28.04 a Stoccolma, avevo davanti Alberto Cova, Salvatore Antibo e Francesco Panetta. Mi hanno lasciato a casa. Giusto quattro, sì. Quattro moschettieri da nulla, no? Sì, mi hanno lasciato a casa per 34 centesimi, dico centesimi perché Panetta aveva fatto... Quindi il 34 è il tuo numero fortunato. No, 33 perché ho fatto secondo New York a 33 anni. La maratona di New York avevo già fatto quinto nell'84, è comunque la maratona che ha più fascino, no? L'ho fatta anch'io. So che sei stato anche tu a New York, sì. Non so se l'hai fatta. Mi hanno portato qua. No, l'ho finito. Sì, sì. Perfetto, cioè non ho mai camminato, quindi ho messo le mie 4 ore, bravo. 40 minuti, 45. Bravo. Però dal traguardo all'albergo sono andato in risciò con mia moglie perché ero morto. New York, è una scommessa d'amore. Però ecco, ho capito una cosa, che lì è the show must go on, proprio. Sì, la maratona di New York è, non c'è, anche la città la vive, no? Cioè tu sei stato lì, hai visto,
è la città festa. Partecipa, no? Ecco, però non è la più veloce quella di New York. No, la maratona di New York è la più dura, quando arrivi, come dici tu, corri short. Però io ne dico un'altra, che in realtà la maratona di New York sono due maratone, perché ti devi alzare alle 3:30-4 della mattina. Beh, voi amatori sì. Ah, voi amatori, beh certo. Per fortuna gli atleti, ah, diciamo... Ah, ok, no, questo ho capito. Ma allora per gli appassionati, avviso, sì, quelli sì, che sì, devono perdere peso come me, meravigliosa esperienza, però le prime 6 ore è dalla sveglia, mangiare e trasferimento alla partenza. Scaglionata. Purtroppo sì, perché la Verazzano è lontano, poi vi tengono lì. Il brutto se fa freddo e piove, perché se fa freddo e piove... Provato, ecco. Provato. Diciamo che la mia piccola medaglietta me la posso... Ma sei meritata. No, però ascolta, ti posso raccontare una cosa, perché cose non mi possono più restare. Tu Gianni conosci bene che è mio fratello, che è un gemello. Sì, sì. In realtà l'iscrizione l'aveva fatta lui. Sì, io so tutto, so tutto. Mio fratello si fa male e allora mi fa, vacci tu, no? Mi fa, va bene. Allora io sono entrato in America col passaporto, con due passaporti, col passaporto di Giovanni, ho partecipato con nome di Francesco e ancora in America si chiedono dove cacchio sia, mi stanno ancora cercando. Cos'è il Giro al Sasso? Ma il Giro al Sasso secondo me è la gara dell'atletica trentina, perché fin da ragazzini, io mi ricordo quando ero un bambino, un ragazzino, il primo di novembre, che era il giorno del Giro al Sasso, vedevi questi signori che correvano in mutande o che si scaldavano per poi correre. E il pubblico era veramente tanto. Beh, oggi comunque tu Gianni, dopo la tua esperienza, sei un top manager, proprio sei un talent scout, cioè cosa vai a cercare proprio atleti, e qual è oggi il tuo lavoro veramente? Beh, il mio lavoro è cercare gli atleti che possono diventare i campioni. Cioè, e li segui? E poi seguirli. Da A alla Z? Certo. Ma dove vai, insomma, a cercarli? Beh, in Africa, ormai i più forti corridori al mondo sono in Africa. Sono gli immigrati d'eccellenza? No, no, se no, no, loro stanno in Africa perché stanno bene in Kenya, stanno bene in Etiopia, stanno bene in Uganda, stanno bene nei loro paesi, perché comunque dobbiamo pensare che con quello che guadagnano nell'atletica leggera, nei loro paesi sono come dei calciatori da noi, insomma. Non c'è il fenomeno che sta qui, come succedeva anni fa, che c'erano molti più meeting. Hai individuato qualche talento speciale? Secondo te hai un nome da fare? Ho un ragazzino in Etiopia che è molto forte, è arrivato secondo ai mondiali juniores di cross. Lo scorso. Vogliamo dire il suo nome? Tadesse Vorku. Tadesse Vorku. Sì, che secondo me... Tadesse Vorku, ricordiamoci. Ti seguiamo, ti seguiamo. Adesso però questo fisico invidiabile è passato sulla bicicletta. Beh, invidiabile ora, non lo so. Ti ricorda qualcosa questa? sì, l'ho fatta le due prime edizioni, le ho fatte. La nostra Top Dolomites. La Top Dolomites, e volevo farla anche quest'anno, ero già pronto perché... Cosa da eroi. Sì, l'anno scorso è stata veramente una cosa da eroi, perché io sono arrivato praticamente nel frigorifero, nevicava, Madonna di Campiglio. Incredibile. Ho patito gli ultimi, non ho bevuto né mangiato per 4 ore. Abbiamo trasformato una Gran Fondo in un'eroica. Ma, guarda, arrivare a Madonna di Campiglio sotto la neve. No, una cosa incredibile. Abbiamo fatto delle dirette proprio sotto la neve. Ascolta, ma qual è una persona che non conosci che vorresti conoscere? Ma onestamente, per tuo interesse personale. Non ho di questi obiettivi, io le persone... Vabbè, mi hai già risposto. Non ho una persona in particolare. Vorresti conoscere me 2 volte? Un'altra no. volta, vorresti rincontrarmi? No, mi piace se conoscere... avessi l'opportunità di rincontrarmi, diresti no o sì? Sì, sicuramente. Ah, vabbè. È puoi immaginarti. È andata anche Anche perché volta. Potrei incontrare tuo fratello e potrei anche non riconoscervi. Ecco, allora finiscimi con una frase, no, non pretendo che sei un poeta come me, no, intendiamoci. Tu sei un cantante, un poeta. Musicista. No, allora, no, mi piacerebbe finire con Gianni, simbolo dello sport trentino, guida e anche punto di riferimento per gli sportivi, ovviamente non solo di Trento e trentini, ma del mondo a questo punto. Definisciti con una metafora. Ma io sono molto pragmatico, devo dire, nella mia vita ho sempre puntato agli obiettivi,
non è che mi posso definire, posso dire che sono una persona onesta, corretta, forse troppo buona, perché nella vita invece bisognerebbe anche essere un po' più cinici. Maliziosi. Forse cinici. Cinico è brutto, però che differenza c'è tra cinico e malizioso? Ma cinico è uno che sa cosa, uno che non guarda in faccia a nessuno. Malizioso invece è scaltro. Uno che può essere un momentino più intelligente di quello che può essere il buono, no? Il malizioso è quello che capisce dove vai a, magari dove la malizia occorre e serve. Invece il cinico è quello che lo fa proprio di scelta. Penso che anche oggi abbiamo conosciuto veramente un grande uomo, un grande riferimento. Grazie Gianni, saluta pure, dove guardavi all'inizio? Grazie a tutti voi per l'invito, mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata. E ci vediamo. Speriamo di rivederci in bici. In bici, sì, che poi lui non l'ha detto, ma si è fatto, è rotolato anche lui, è qua un po' sgangherato. Mi sono fatto male perché in bici si cade pure. Non so neanche se si alzerà da qua, forse facciamo notte. Bella questa. Rossella, la linea a te, grazie. Amici di Biciclissima, nell'angolo tecnico di oggi parleremo di overtraining, o meglio conosciuto come sovrallenamento. Si tratta di una vera e propria sindrome dove troviamo dei peggioramenti nel corso dei nostri allenamenti anziché dei miglioramenti da quello che è il nostro piano. Noi ci alleniamo e invece che trovare un miglioramento troviamo l'effetto opposto. Questa purtroppo è una sindrome che spesso ricorre anche negli atleti di alto livello e quindi oggi cerchiamo di vederla un po' nello specifico. L'overtraining è appunto una sindrome vera e propria che spesso non viene riconosciuta o non viene riconosciuta in tempo. Si divide principalmente in due tipi, perché possiamo riconoscerla soltanto attraverso i sintomi che ci manda il nostro corpo, quindi è importantissimo imparare a riconoscere i segnali che avvertiamo e che il corpo ci manda per anche regolarci sui nostri allenamenti. I due tipi di overtraining sono quello di tipo parasimpatico e l'overtraining simpatico. Sono entrambi due tipologie di overtraining, di sovrallenamento a cui possiamo andare incontro, che ci danno tutti lo stesso effetto, che si riscontra poi anche a livello ormonale con una diminuzione del testosterone ed una inversione del rapporto tra cortisolo e testosterone. E come vi dicevo, nell'overtraining simpatico di solito troviamo un aumento dei battiti cardiaci a riposo, una sensazione quasi euforica di sensazioni che ci manda il corpo, di irrequietezza, che non riusciamo bene a dormire, anche a livello digestivo non riusciamo a gestirci bene. E invece l'altra fase è quella, l'altro tipo di overtraining è proprio quella tipica del parasimpatico, che coinvolge quindi questa parte del sistema nervoso e che ci porta invece ad una sensazione di spossatezza, ci sentiamo rallentati, anche qui troviamo disturbi del tono dell'umore, svogliatezza, e queste due tipologie dell'overtraining possiamo prevenirle soltanto attraverso un discorso di prevenzione. Purtroppo al momento non ci sono degli studi che ci diano una soluzione per uscirne quando siamo entrati purtroppo in questa fase, e quindi la soluzione è una corretta monitorazione del nostro piano di allenamenti, che può avvenire grazie ad un preparatore o attraverso anche noi stessi. Dobbiamo riuscire a tenere un diario giornaliero in cui segnaliamo non solo magari i chilometri e le distanze che facciamo, la durata dei nostri allenamenti, ma anche le sensazioni fisiche che ci manda il nostro corpo. Quindi cerchiamo di autoregolarci, ascoltare di più i segnali che ci manda il corpo. E ovviamente adesso, al giorno d'oggi, ci sono anche vari strumenti come il Super 8, ci sono degli strumenti che riescono anche a darci qualche indicazione in più riguardo a questo stato.
Quello che vi consiglio comunque è ascoltare anche le sensazioni interne, e come abbiamo fatto oggi, la bicicletta elettrica può essere un ottimo metodo giorno per giorno per autoregolarci e modulare l'intensità delle nostre fatiche in allenamento. Per oggi è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguiti e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento di Biciclissima. In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrid Faedo, Cerco Casa in Trentino, l'Agenzia del Territorio Trentino, Patrick Bike, Assicurazioni Generali, Agenzia Generale di Cless, Velo Lake, Your Bike Rental Specialist in Torbole, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin Tax, Bemer Italia.